tanti ritornelli. Buongiorno, buonasera, ciao, buongiorno, amici, e buona Befana a tutti. Buona Befana, buona Epifania. Luciano, abbiamo avuto uno scontro potente. Sì, abbiamo avuto, sì, che è successo? Uno scontro è perché ci sono state due Befane che si due sono Befane, prese a scopate. Carino dirlo. Sì. E ne ha vinto una. Ha vinto una. Tu avevi visto ieri io volevo a la Belen. La Belen non c'è. Belen spacciata. Belen spacciata. E chi ha vinto? A Jessica. Jessica. E Jessica. Ciao, Luciano. Parlo uguale a Belè, sono de classe anch'io, de classe 31. Non devi ridere, devi dire, non ti mostri. 31, de classe 31, che? De anno. Ah, del 1931, sai, ho capito. Come mi trovi da un anno all'altro? Dunque, allora l'anno scorso sembravi una Befana, quest'anno sei una Befana due volte. Ti ringrazio assai, ti ringrazio secondo me però, anche lei come si chiama? Jessica, vero? Jessica. Ti chiami Jessica? Oppure secondo nome è Rebecca. Rebecca, Jessica o Rebecca? Rebecca. Rebecca più fine. Rebecca più fa più chic. Sì. Hai visto che scopa? Sì. Ah, era meglio assai, ma con le scopate che gli ho dato a Belè si è rubanata. A quell'età lì scopa anche. No, ora, no, Lucia Nonelli non mi ispira. Passiamo alla Lella Blu. Ma io direi blu. Di partire con la Lella Blu, dai. Sì, almeno andiamo a vedere qualcosa. Perché tu parli come a me, Lucia Nonelli? No, io non sto parlando, io sto parlando normale. Cioè, te che parli, cioè te, la Jessica che parla il romanesco, anzi, anche perché secondo me invece Jessica dovrebbe parlare il livornese, ma comunque non ce posso da sta. Allora si va? Lella Blu. Lella Blu. Se i miei progetti tu li ascolti un po' annoiato, se ti dico basta tu mi rispondi con i fiori, cado il mio volpino, io non ci cado. E no che non ci casco, no no, e no che non ci casco, e no che non ci casco, no no, e no che non ci casco, E gira, gira come pare a te, ma non gira come
Lucia. Non ci casco più, Lucia. Simpaticissimo, Lucia. Firmato, molto carina e molto brava la Lucia. Nostra Lella Blu. Ma avevi fatto una promessa. Sì, dimmi. Dovevi cacciare Paola dalla trasmissione. Io ci ho provato, ma lei non vuole andare via. Ma tu la devi cacciare. Deve essere qua. Anzi, io guarda, se dovessi dire una cosa, proprio, anche proprio perché per essere proprio nell'epifania vera, nella Befana vera, mi piaceva di più la Belen. Ma comunque l'abbiamo vista un attimo ieri e basta. Io te metto un programma, una canzone che dice sarò tua per sempre e tu me vandi via. Me cacci, vuoi a Belen? Chi la canta sta canzone? Fammi sapere. La canta Paola Belloni. E allora no, cancelliamo. Qui mi sembra un po' la Bertè, però è uguale. Va bene, dai, Luciano, andiamo. È vero, guarda. Ci è preso il matto, amici, no? Perché è giusto che mia sorella qua è giusto, perché non resisto. Effettivamente, cancelliamo. C'ha un po' di Bertè, sì, perlomeno sì. Vabbè. Paola Belloni, sarò tua per sempre. E vai. Sarò. E sarà sempre di cuori, sceglimi e vincerai con me. Onda sei che forte viene e va, cullami ancora. Io per te sarò tua per sempre. Paola Belloni, grazie. Attenzione, attenzione, il nostro Sherlock Holmes, che sarebbe il nostro Sherlock Holmes in Bachelors. Che bello, uguale proprio, uguale. Stesso charme. È ecco. A New York, vediamo cosa sta combinando a New York. Da Praga? Il nostro Sherlock da Praga da è andato New a New York. Avrà preso la nave da Praga, successore, da Danubio, è andato a Amburgo e poi da lì ha fatto tutto il giro. Beh, insomma, tanto un tiro di schioppo, direbbe. Tiro di schioppo, okay. Anche due. Ok, Sherlock Holmes. Ma che giorno è? Ma che ora è? Ah, un'altra!
altro caso per Baccello Holmes. Pensa, Luciano, mi hanno chiamato da New York. New York! Bellissima! E sono qua in questo momento a Central Park. Sì, perché a una ragazza newyorkese le hanno rubato il cellulare e ha chiamato me, Baccello Holmes. Ora voglio dire, potrei chiamare un poliziotto di New York? No, vabbè, e comunque sono venuto io dalla Toscana per indagare su questo caso. E non sarà un caso se risolverò anche questo caso. Chiamiamo la ragazza in questione. Venga, venga, come here. Please, spieghi a noi com'è che gli hanno rubato questo cellulare che io devo indagare, vero? I decided to go to the park one day with my friends because we were just gonna go relax, except then we met these guys and they took us to the bar and then we went back and then we were just sitting there and reading, except then I was texting them and I couldn't figure out where my phone went and Quanto parla questa, Lucia? I looked under the blanket and I couldn't find it and then I looked into the tree and I couldn't find it and then I was looking in the airplane and I was in the airplane because then it was... Ho capito. Io credo che non sia un caso se non risolvo questo caso, Lucia. And then I couldn't find it. Comunque sia... Sì, un saluto da New York da parte di Baccello Holmes. Ciao, Luciano. Troppo, signorina, troppo. You gotta help me, come on. Ma che giorno è? Ma che ora è? La nostra rubrica Revival VIP. Vediamo un po' che cosa ci ha preparato oggi la nostra straordinaria redazione. Siamo nel 1959, Luciano. E sai chi troviamo oggi? Un nostro caro amico, perché possiamo definirlo tale, Achille, sì, Togliani. Oui, carissimo amico, siamo stati ospiti a Desi, casa sua la cara tante moglie, volte, il mi figlio. Ricorderò sempre, insieme alle tantissime cene che abbiamo fatto insieme, mi ricorderò sempre una cena proprio a casa sua con la sua signora, e che è venuto Romolo Siena, grande regista, con la sua signora, abbiamo fatto questa cena insieme, è stata una cosa meravigliosa, veramente. Veramente. E lui era... ricorderò sempre la sua immagine, lui abitava sul Lungotevere Flaminio e mi ricorderò sempre che noi arrivavamo in macchina, io con Maserati insieme a Paola, siamo arrivati lì e Achille che ci aspettava davanti al suo portone, è una cosa meravigliosa. E io invece ricordo grande amico e grande persona. Ricordo sempre povero Achille quando è stato costretto a salire sulla mia di macchina, sì, che è una due posti, una Bertone, che è tipo una scatola di carne, chilometri, diciamo così, e lui poverino che era alto e altissimo, non so come ha fatto a introdursi là dentro. Pino Massara, musicista, compositore, produttore discografico e direttore d'orchestra italiano, approda con successo nel campo pop alla fine degli anni 50 con la sua canzone I Sing Amore, sì, interpretata, puoi capire oppure no? Interpretata da un cantante fino ad allora conosciuto quasi esclusivamente dagli amanti del jazz, Nicola Arigliano, il famoso Arigliano, sì. I Sing Amore sarà ripresa dall'estero da interpreti quali Dean Martin, Frankie Avalon, Caterina Valente, Les Compagnons de la Chanson, Dalida ed altri. Wow, così tanti, non sapevo. Nel 59 la incise anche Achille Togliani. La voce calda ed armoniosa di Achille Togliani, unita ad una figura da divo del cinema, molto bello infatti, sì, era, ne fecero in breve uno dei più apprezzati interpreti della canzone italiana, con un repertorio sostanzialmente melodico che comprendeva rivisitazioni di successi degli anni 30 e 40 e brani romantici da versi struggenti. In gennaio 59, ospite alla trasmissione Buone Vacanze 59, gli interpretò appunto I Sing Amore. Il brano è un misto di inglese ed italiano ed è il tentativo di un innamorato di parlare alla sua amata in un'altra lingua. Che bello, davvero. Sono felicissimo, sì, di vedere Achille Togliani, veramente, veramente alla grande. Grande poi, redazione. Insomma, tante versioni, ma che bella quella di Achille Togliani, poi forse fu la più di successo. La vediamo. E vai. Revival VIP. Alla grande. Volare, cantare, I sing amore, nel dirti darling I love you, sto inguaiato, ti amo per immagino, troppo, però non lo so dire. Do you capire? My love, tu dare solo kiss. Io pregare, tu credermi perché desidero che vorrei. Non sapendo Catarina, ne torna sul riento.
Antonio, solo per te. Voglio dir che I love you, love you so, resta così. Ci facciamo un bel valserino, eh? Che ne dice Jessica? Oh, Jessica, sono Rebecca, Jessica di secondo nome, Rebecca di prima scelta. Senti un po', mi hanno detto che arriva uno che ci fa un valzer. Sì. Ma un ragazzo bello assai. Sì. C'ha pure il fratello in orchestra. Sì. Che modo ti fa combinare qualche ritmo? No, dico, oggi passiamo il valzer. Intanto andiamo ad ascoltarci questa Diamante. Bella fisarmonica, Diamante, e vai. Adesso vado con una canzone che tra l'altro ho riarrangiato, rifatto, io ebbi la fortuna di fare il testo in italiano tanto tempo fa, aiutato, pensate, dalla straordinaria Annalena Limentani, che era la direttrice della DAC Record, e aiutato da lei in 10 minuti facemmo questa traduzione ed è ancora attuale. Ed è stata una cosa molto bella. E Argentina, la canzone che mi chiedono sempre, me lo chiedono anche a distanza di tanti anni, ogni tanto viene qualche mio fans o alcune mie fans vengono sotto il palcoscenico e mi dicono: ma la fai Argentina? Ma sei stato responsabile anche di qualche figlio, figlia in questo caso chiamata Argentina? Vabbè, questo è un anello, lo devo raccontare. Allora, dai, ormai allora, sì, dai. Allora, è capitato a Lignano Sabbiadoro, dove noi andavamo praticamente tutti gli anni con il mio gruppo, la mia orchestra, allo sbarco dei pirati, no, alla terrazza mare in quel caso, si conobbero due ragazzi, con Argentina che si innamorarono, insomma, l'anno dopo fecero abbastanza presto, devo dire, l'anno dopo si presentarono questi due ragazzi con una bambina frugoletto appena nata, che era nata da un mese o due,
e vennero lì e dicevano: volevamo ringraziarti perché grazie a te e alla tua, questa tua canzone è nato questo nostro amore. E sai come si chiama questa bambina qua che è nata 2 mesi fa? Argentina. Bello. È una cosa bellissima. Dai. Don't cry for me, Argentina. Argentina. Sembrerà strano, ma è così. Non riesco a spiegarti che in me c'è un bisogno d'amore, bisogno di te. Tu non mi credi, se io ti ho ferito, sono pentito, ti sembro cambiato, però è solo il vestito che ho. Se stai dietro le sbarre, non hai libertà, mi sono accorto che io verso il sole dovevo andare. Io son fuggito da te, ma vorrei ritornare, promesse non voglio fartene più, però ti amo e spero anche tu. Piangere più, Argentina, è una pazzia la vita mia, ma io mantengo la mia promessa, darti me stesso e torno adesso. Fortuna, fama, che sono mai, ti giuro che non le cercai. Quel che la vita mi ha dato, io l'ho pagato. Non ho illusioni, né ho soluzioni, promesse a te. Non voglio fartene più, però ti amo e spero anche tu. Non piangere più. E torno adesso. Vorrei poterti dire tante cose che purtroppo non dissi mai, ma guarda gli occhi miei e certo capirai che dissi verità. E con questo vi salutiamo, ci vediamo domani, non mancate di stare con noi. Puntualissimi. Ma prima di andare via vogliamo salutare la nostra Befana, perché poi domani la Befana c'è più. Oh, Lucia, vi devi dare un saluto, vi devi dare anche pure un bacetto, altro che le distanze sociali. Te, beccate sto bacetto qua, scopre tutto quanto. Jessica, Rebecca, pure Belè, tornano. Belè, salutami anche Belè. Tornano l'anno prossimo. Tornano l'anno prossimo. Sicuramente. Ok. Più bella grazie che mai. Grazie a tutti voi, buona Epifania a tutti, divertitevi, divertitevi. E niente carbone, ciao, ciao, ciao. Ciao, a domani. Quanti ritornelli